Master plan del comune di Pescara, Rifondazione Comunista contesta in toto questo progetto che prevede, secondo voi, più cemento e meno verde in città? No, non secondo noi, infatti le carte parlano chiaro. Le aree tra la caserma del Corpo Forestale dello Stato, il comando del Corpo Forestale dello Stato, le Naiadi, attigue alla strada Parco e alla Pinetina Nord, sono state vincolate a verde dopo una battaglia durata anni e anni nel 2003 su proposta del sottoscritto e di Rifondazione Comunista. Cosa fa il comune di Pescara su aree vincolate a verde su cui ha già vinto al TAR e al Consiglio di Stato? Reintroduce la possibilità di edificare per i privati. Il comune dovrebbe espropriare quelle aree e unificarle in un grande parco con la Pinetina, e invece propone una cosa che chiama atterraggio di diritti edificatori, non si sa da dove pescati e inventati e negati dagli stessi tribunali amministrativi in quelle aree lì. Noi quindi definiamo questo master plan Porta Nord una truffa, abbiamo presentato un'osservazione, ma soprattutto invitiamo la cittadinanza, le associazioni e gli stessi consiglieri comunali a opporsi a questa porcheria. Io auspico che il sindaco Carlo Masci, che per anni ha dichiarato di essere d'accordo con noi sulla destinazione a verde di quell'area, intervenga, perché i suoi evidentemente non lo hanno ben informato su quello che vogliono fare, come al solito, per favorire interessi privati, non quelli pubblici. I privati proprietari di terreni devono essere espropriati e indennizzati, come prevede la legge. Faccio e concludo presente che se il comune non vuole investire oggi, lo farà domani, perché non c'è nessun obbligo di indennizzo in caso rimangano verdi. Ultima considerazione, il comune faccia anche pulire le aree, perché i privati sono tenuti a tenerle pulite.